Siamo a Nubia, in un piccolo paesino della provincia di Trapani. La Salina Vulcasi, appunto, è all'interno di una riserva naturale gestita dal WWF. È una zona protetta per la flora e per la fauna. Qui produciamo il sale integrale da diverse generazioni. Io sono la quarta generazione. Siamo pochissime saline rimaste a lavorare artigianalmente per avere questo prodotto integro, non trattato. La nostra è una raccolta artigianale, quindi non utilizziamo alcun macchinario proprio per non sporcare il sale, per non inquinare il sale, e così abbiamo un prodotto pulito e puro sin dal principio. Non viene lavato, non viene sbiancato, non viene essiccato nei forni per mantenere le sostanze inalterate, quali magnesio, potassio, iodio e tantissimi altri oligoelementi. Il colore rosa è dato da una microalga, contiene beta-carotene. Da 17 anni ormai siamo tutelati dal presidio Slow Food. È un marchio che dà importanza al prodotto e questo ci aiuta moltissimo ad andare avanti. E il mio sogno è far conoscere questo prodotto in tutto il mondo, perché per noi questo è il sale vero. Quello che si trova nei supermercati non è un sale, è una polvere salata. Fino a 40 anni fa circa, durante la raccolta, si cantavano i canti dei salinai. È un canto particolarissimo, è un canto che viene utilizzato per contare le ceste di sale raccolte durante la giornata. Ora culà, vi salalina, la canta tedda mi faccio di mattina, cercando di guariare tre giornate. Forza, picciotti miei, chi sono sei? Ti mangiasti le sicce e le muletti, si cundi le cartelle e fanno sette.